fino a 6 per questo sabato 2 luglio. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno, oggi si ricorda San Bernardino Sacerdote. Allora ci andiamo a vedere la sua storia. Diventa patrono di una città mentre era ancora in vita. Era l'estate del 1616, la scena si svolge a Lecce, il padre gesuita Bernardino Realino sta morendo 42 anni dopo esservi arrivato. I reggitori del municipio lo vanno allora a visitare in forma ufficiale e gli fanno richiesta di voler essere il protettore della città. Lui, che tanto aveva fatto del bene a Lecce, acconsente. Nato in una famiglia illustre di Carpi, che per i suoi primi studi gli faceva venire i maestri a casa, fu poi mandato all'Accademia Modenese. A 26 anni si laurea in diritto civile e canonico e sotto la protezione di Cristoforo Madruzzo, Bernardino si avvia sulla strada dei pubblici uffici. A un certo punto però la sua carriera si interrompe, Bernardino frequenta i gesuiti ed entra nella compagnia. Nel 1567 è ordinato sacerdote e diventa il maestro dei novizi gesuiti. 7 anni dopo a Lecce crea un collegio al quale si dedicherà fino alla morte. Papa Pio XII lo proclamerà santo nel 1947 ed è considerato il patrono di Lecce. Per questa giornata allora gli auguri a tutti coloro di nome Bernardino. Andiamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del Centro, si apre con la cronaca, rapina da 300.000 euro alle Poste, Pescara, banditi armati di pistola alla Pineta, portate via tutte le pensioni. A centropagina Pescara in Serie A, la prima convocazione per gli abbonati, parte la campagna tra 9 giorni, il ritrovo della squadra. Di taglio basso, droga in bagno, bingo chiuso, via Michelangelo, trovati hashish e coca, scatta un arresto. Nelle cronache Pescara picchiata alla bonifica, il tentato stupro ma nessuno si è fermato. La Riviera Sud, finiti i lavori alla caserma della Finanza. Francavilla, l'ispezione, acqua a rischio, ristorante chiuso dai NAS. Di taglio alto, Germania-Italia, appuntamento con la storia. E poi ora vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo, convocati per tacitare Giuliani. L'Aquila, grandi rischi bis, la rivelazione dell'ex capo dell'INGV Boschi durante il processo. Faccia a faccia nella pausa con i parenti delle vittime, l'ombra dell'operazione mediatica. A Chieti torna l'incubo Legionella al Policlinico. Schianto fatale, muore a 54 anni a Castellalto, la vittima è Ariano Corropolese, soccorsi inutili, era molto conosciuto, siamo in provincia di Teramo. Pescara, via gli sconti, ma c'è Italia-Germania, i maxi schermi per salvare la notte dei saldi. Il movimento Idea mette radici anche in Abruzzo, sulle cronache di Pescara. E poi di spalla Montesilvano premia le attività storiche. Di taglio alto, da Coe a Garco, il grande show del Flaiano al D'Annunzio. Chieti, piazzale Marconi, stasera diventa una discoteca a cielo aperto. Calcio, la Serie A, il Pescara aspetta Ieti, ma può perdere Memusciai. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Due morti sulle strade teramane. Scooterista perde la vita a Colonnella, artigiano in Ape resta ucciso davanti casa a Castellalto. A centropagina l'inchiesta, la frode degli zaffiri, teramani ingannati da un rivenditore del nord. E poi il TAR boccia la gara del Cineteatro, ennesimo pasticcio al comune di Teramo, tutto da rifare. Notaresco 300 posti con la fabbrica delle cucine. A Giulianova altri debiti del passato sui conti di Mastro Mauro. La politica Idea Abruzzo apre una sede a Pescara. 44esima Coppa l'incubo Isis condiziona l'Interamnia, meno squadre per colpa del terrorismo. Giù le mani dal comunale, irruzione in consiglio, assolti 20 ultra. E allora questi titoli di apertura, prima di vedere anche i titoli dei quotidiani nazionali, il consiglio delle nostre stelle, vediamo. Ariete, il settore professionale è in grande movimento, ma avete la sensazione di rincorrere gli eventi senza riuscire a focalizzare le vostre prospettive. Prendetevi il tempo necessario per ponderare le vostre decisioni. Toro, sfolgoranti intuizioni vi aiuteranno a risolvere le situazioni stagnanti. Sempre nel lavoro siete perfettamente in grado di vedere molto più in là di tutti gli altri.
Non abbiate però fretta di vedere i risultati. Gemelli, oggi, come per incanto, l'umore diventa brillante e i rapporti umani si fanno positivi. Nel lavoro spingete pure sull'acceleratore, il cielo sopra di voi propone situazioni ottimali per la vostra realizzazione. Cancro, amore e orgoglio non vanno bene insieme, bisogna scegliere con il cuore e non farsi distrarre dai dubbi e dai pensieri negativi. Grazie alle persone che vi girano intorno, in serata ci sarà una bella atmosfera. Leone, è il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto finanziario. Otterrete quindi buoni risultati, abilità e fiuto per gli affari non vi faranno certo difetto. Vergine, in questi giorni avete davvero le mani bucate, non vi farete mancare nulla e in qualche momento potreste anche essere presi dalla smania di investire una piccola cifra. In campo amoroso mostratevi più pazienti. Bilancia, se vi rendete conto che qualche progetto non ha possibilità di riuscita, accantonatelo momentaneamente. Se trovate punti deboli con il partner, rafforzateli, è nelle vostre possibilità. Scorpione, la salute oggi dovrà essere il primo vostro pensiero. Evitate che una frustrazione sul lavoro o nel quotidiano si trasformi in malessere fisico. In ambito professionale non strafate, in campo affettivo limitate le pretese. Sagittario, la fortuna non vi farà mancare i suoi benefici, ma dovrete porre dei limiti alle vostre ambizioni, evitando di spingervi in terreni sconosciuti. Nel lavoro non vi mancheranno le occasioni per mettervi in luce. Capricorno, il cielo sopra di voi è di colore grigio. Il vostro fisico è stato così sotto pressione nei giorni scorsi che è arrivato il momento di concedersi una pausa. In amore otterrete molto. Acquario, volete modificare qualcosa nella vostra esistenza? Allora buttatevi adesso, il momento è propizio al cambiamento, specie se siete nati nel mese di febbraio. Accontentate in tutto e per tutto la persona amata. Pesci, spirito pratico e buonsenso, non disgiunti da una buona dose di fortuna, vi aiuteranno a realizzare un ottimo lavoro. Sentimento e sensualità renderanno più freschi i rapporti esistenti. Iniziamo dalle pagine nazionali del quotidiano Il Centro, si parla della sentenza sul caso di Yara Gambirasio. Bossetti condannato all'ergastolo, la Corte d'Assise di Bergamo decide dopo 10 ore di camera di consiglio l'imputato, non è giusto, è un errore. Il muratore di Mapello parla di errore giudiziario e chiede un nuovo test, non sono stato io. I genitori dopo la decisione, adesso sappiamo chi è stato, ma nessuno ci riporterà nostra figlia. Il procuratore di Bergamo ha dichiarato siamo a metà strada, questo è il primo grado, prova del DNA decisiva. E i difensori annunciano ora la richiesta di appello, Massimo è innocente, faremo subito ricorso. Tutte le tappe di una vicenda dolorosa lunga 6 anni vengono ripercorse. Di taglio basso, svanita nel nulla 50 giorni dopo Sara, l'omertà iniziale in un paese deciso a difendere la propria tranquillità, qui non siamo ad Avetrana. Attacco dei terroristi, un gruppo islamista assalta Baradhaka, Bangladesh, vittime nel quartiere diplomatico, anche gli italiani tra gli ostaggi, rivendicazione dell'ISIS, uccise 20 persone. Istanbul identificata, mente cecena del comando kamikaze. Parigi, volontario colpito con un'accetta, ancora paura e allarme nella banlieue, i due aggressori hanno gridato all'Akbar, cane infedele. Brexit, gli scenari, Austria, ballottaggio delle presidenziali annullato, è da rifare. Voto irregolare, i giudici accolgono il ricorso della destra, niente vittoria per i Verdi, il bis tra settembre e ottobre. La Gran Bretagna, Gove lancia la sfida a May, via dal mercato unico.
Donaldson, l'UE scommetta sulla Scozia. L'astro nascente dello Scottish National Party spiega la strategia per proteggere il posto in Europa. E poi gli scenari sulla Brexit. Confindustria sul referendum dice se fallisce sarà recessione. Il centro studi valuta l'impatto del voto in Gran Bretagna. Ci sarà una perdita di 0,6 punti di PIL in 2 anni, ma teme soprattutto il no alla riforma costituzionale. L'economia italiana si fermerebbe, questa la denuncia lanciata proprio da Confindustria. A Prato, ronde cinesi contro arabi e rom, 9 sotto inchiesta. Nel mirino dei PM l'associazione Città del Cervo Bianco avrebbe organizzato raid contro presunti ladri di merci. Casa vacanze a luci rosse, giudice nei guai, Lecce, indagato un magistrato di Cassazione e la sua compagna poliziotta. Nell'abitazione un giro di prostituzione. Mafia Capitale, terza tranche dell'indagine, in 28 rischiano di finire sotto processo. Fisco, richiamati gli irregolari, già partite 100.000 lettere e altrettante saranno spedite per rimediare errori e omissioni. Apriamo la pagina dell'Abruzzo, i redditi del 2012, errori nelle tasse, in arrivo 3.600 avvisi, moduli spediti per posta dall'Agenzia delle Entrate, mentre Equitalia sta per inviare 5.383 cartelle per la rateizzazione. E poi giù i posti di lavoro sui voucher. In 3 mesi 13.000 licenziati, mentre è aumentato il numero dei contratti precari. Il Jobs Act non ha avuto alcun effetto sul lavoro, dall'altra parte anche le trasformazioni dei contratti precari in contratti stabili sono diminuite del 28%. E allora la CGIL ha fatto una fotografia, un quadro di quella che è la situazione economica nella regione Abruzzo alla luce dei dati nazionali che vedevano il Sud con una crescita del PIL e tra le più grandi preoccupazioni proprio quella del lavoro e dei contratti. Ti vediamo. Secondo i dati nazionali del 2016 si è registrata una crescita del PIL, una notizia che dovrebbe dare il tanto atteso segnale di ripresa economica con le dovute ricadute su occupazione e lavoro. Ad intervenire subito è la CGIL che contrappone invece i dati sul calo dei contratti a tempo indeterminato, la riduzione della stabilizzazione e denuncia anche l'effetto dei voucher sull'intero ambito. L'Abruzzo perde nel primo trimestre 2016 rispetto al primo trimestre 2015 13.000 occupati. Di questi 13.000 occupati, 9.000 sono donne e 4.000 uomini. Diminuiscono fortemente nel primo trimestre del 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015 i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questo cosa dimostra? Dimostra che esauriti gli incentivi corposi dati alle imprese nel 2015, esauriti o dimezzati quegli incentivi, diminuiscono drasticamente i contratti di lavoro a tempo indeterminato. A fronte di questa situazione aumentano invece molto sensibilmente del 44,4% nel primo trimestre 2016 rispetto al 2015 i voucher. Questo dimostra che il lavoro precario è ancora molto diffuso, di cui il voucher è l'esemplificazione. Se a causare tanta instabilità, oltre a quella dei mercati, sono state le politiche introdotte sulla contrattualizzazione dei lavoratori, la CGIL ha portato avanti una raccolta firme che ha raggiunto i cittadini su tutto il territorio, ottenendo una grande partecipazione. C'è stata una grande partecipazione dei cittadini e dei lavoratori e ciò indica che le persone vogliono maggiori diritti nel lavoro. La CGIL d'altronde ha anche proposto, con una proposta di iniziativa popolare che verrà presentata a settembre, la riscrittura di un nuovo statuto dei lavoratori che dà più diritti alle partite IVA, ai precari e ai giovani. Ora passiamo alla cronaca, andiamo sulle pagine del Messaggero. Ieri una rapina alle prime ore del mattino, la banda del buco in azione, addio alle pensioni. Due banditi prima dell'apertura sono entrati alle poste di via Luisa D'Annunzio, la cronaca è di Pescara, più volte nel mirino dei malviventi. All'arrivo degli impiegati, armati di pistola, hanno preso 300.000 euro e sono scappati in moto, il malore di un dipendente. Andiamo a vedere la stessa notizia sulle pagine del Centro. Armati di pistole rapinano 300.000 euro. Due uomini a volto coperto hanno divelto una grata e sorpreso gli impiegati all'apertura, sottratti i soldi delle pensioni.
Proprio così, ieri mattina, 1° luglio, c'era il pagamento delle pensioni. I malviventi alle 8 del mattino erano già dentro all'ufficio postale, un colpo durato pochissimo, noi c'eravamo, vediamo. Pensione questa mattina? Sì, dovrei ritirare la mia pensione. C'è stata una rapina? Ah, ho sentito, non me ero manco accorto, sono appena... Mi auguro che sia stata... Una rapina, diciamo, incruenta almeno. Si sono introdotti da una grata situata sul muro esterno dell'ufficio postale, poi hanno praticato un buco sul pavimento e si sono fatti trovare già dentro all'arrivo dei dipendenti. Erano le 8 di questa mattina, oggi 1 luglio la cassaforte conteneva una somma ingente, quella delle pensioni. Si parla di oltre 300.000 euro, un'operazione durata 15 minuti, una pistola, passamontagna, due i rapinatori che hanno agito, prima hanno chiuso tutti i dipendenti in una stanza, tranne la vice direttrice che hanno poi obbligato ad aprire la cassaforte. Ad intervenire pochi minuti dopo il colpo squadra volante, squadra mobile e polizia scientifica di Pescara. Subito al lavoro per studiare i dettagli del colpo e le tracce lasciate dai due criminali che, secondo le testimonianze, erano di nazionalità italiana, con una leggera inflessione meridionale, corporatura longilinea e giovane età. Sgomento e rabbia da parte dei passanti e dei pensionati per un colpo avvenuto in una via molto frequentata di Pescara, viale Luisa D'Annunzio, proprio davanti ad uno dei simboli della città, l'Aurum. Una processione di pensionati che si sono avvicinati, hanno letto il cartello appeso sulla porta e hanno poi girato i tacchi tornandosene a casa senza pensione. Cosa che capita è solo che non riesco a capire perché non c'è una guardia di sorveglianza. Perché tutte le volte si fa serapine. Restiamo sulla pagina di Pescara, ancora cronaca, un bandito zoppo fa il colpo in un market, via Aldo Moro, giovane malvivente con la pistola in azione Eurospin sotto gli occhi delle telecamere. E poi ancora, sempre su Pescara, marocchino arrestato dalla finanza, aveva 1,5 kg di coca e hashish, droga nascosta nel bagno e il bingo chiuso per 15 giorni. E allora anche qui vediamo il servizio di Andrea Costantini. Frequentava il bingo di Pescara ed aveva trasformato la struttura in un deposito di droga da spacciare in città. Ma la Guardia di Finanza ha posto fine all'attività del 35enne marocchino, EY le sue iniziali, residente a Foggia ma domiciliato a Pescara, ed ha sequestrato 1,5 kg di cocaina e hashish. In particolare l'uomo aveva ricavato un nascondiglio nella controsoffittatura dei bagni della struttura, dove di volta in volta si recava per estrarre la materia da spacciare. Le indagini degli uomini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Pescara sono scattate dopo un sequestro di hashish effettuato una settimana fa nelle vicinanze dell'area verde di Piazza Santa Caterina da Siena. Grazie ad appostamenti e pedinamenti è stato individuato un cittadino marocchino ritenuto referente di una rete di pusher della zona. Lo straniero, controllato dalle fiamme gialle proprio all'uscita del bagno, è stato trovato in possesso di numerose dosi di hashish e di circa 3.000 euro in contanti. Se immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato fino a 20.000 euro. L'uomo si trova ora in carcere. La struttura del bingo resterà chiusa per 15 giorni su disposizione del questore. Il provvedimento, eseguito dalle fiamme gialle, è stato attuato ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Lasciamo ora le pagine della cronaca, ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, lo facciamo con l'esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora si avvia un weekend, pare all'insegna del bel tempo questa settimana, insomma le temperature sono salite, si è parlato proprio di estate. Sì, complessivamente sarà un bel fine settimana, tuttavia c'è da segnalare, soprattutto per quel che riguarda il pomeriggio, sera di oggi, la possibilità di temporali pomeridiani che dalle zone montuose potrebbero poi estendersi nel corso del pomeriggio, nel tardo pomeriggio, verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con occasionali sconfinamenti anche verso le aree costiere. Si tratterà di un disturbo, tuttavia, che sarà seguito da un nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche, soprattutto dalla serata nottata e ancor più nella giornata di domenica, quando invece non ci dovrebbero essere problemi particolari. Sarà una domenica all'insegna del tempo stabile, prevalentemente soleggiato, anche se poi sui rilievi non mancheranno degli addensamenti pomeridiani, ma decisamente meno frequenti e meno compatti rispetto a quello che accadrà invece nelle prossime ore. Quindi nella giornata di domenica invece le temperature subiranno un ulteriore aumento, soprattutto nei valori massimi, perché è prevista
la rimonta di un promontorio di alta pressione proprio tra domenica e lunedì, quindi sia nella giornata di domenica che nella giornata di lunedì il tempo continuerà ad essere stabile e soleggiato con temperature massime in ulteriore aumento. Poi gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici mostrano invece un temporaneo cedimento dell'alta pressione tra mercoledì e venerdì, e questo potrebbe dar luogo, se confermato, a un nuovo peggioramento con probabili temporali anche sulla nostra regione, ma ovviamente si tratta questa di una tendenza che dovrà essere necessariamente confermata nel corso dei prossimi giorni. Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre, noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org, eccolo qua, e ringraziamo Gianni Dario in regia. Questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo, troverete i bollettini aggiornati nel corso delle ore e, come ricordiamo e segnaliamo sempre, quelle che vedete sulla destra sono le 4 telecamere sulle 4 province abruzzesi, così da monitorare costantemente un po' tutto il territorio della regione. Suggeriamo anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, e troverete tutto quello che è presente nella pagina ufficiale, tutti i bollettini, tutte le notizie aggiornate da Giovanni De Palma, anche con i modelli matematici per monitorare costantemente la situazione. Noi suggeriamo anche il suo profilo personale, perché qui troverete qualche curiosità in più, come le foto scattate alle prime luci del mattino, dove Giovanni registra anche i gradi per capire l'avvio di giornata, lo ricordiamo, sono scattate da Montesilvano. Troverete anche gli strumenti di rilevazione meteo, quelli proprio utilizzati dal nostro esperto, un po' per gli appassionati, per spiegare quello che è il suo lavoro, e troverete, cosa importante, le segnalazioni degli utenti, cioè foto e video postati sulla sua bacheca per segnalare particolari situazioni incontrate sul territorio, che è utile da un lato per informare Giovanni De Palma e dall'altro per informare tutti gli utenti che sono connessi alla sua pagina, perciò noi lo consigliamo. Giovanni, come sempre io ti ringrazio per il tuo intervento che tornerà lunedì mattina sempre alle 7:20, e ti auguro un buon fine settimana. Grazie Francesca, un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie, grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Torniamo sulle pagine del centro, ancora cronaca, purtroppo volevano stuprarla passanti indifferenti. Il racconto della donna aggredita sulla bonifica, erano due slavi, sono rimasta nuda mezz'ora, la gente tirava dritto. E poi nuova caserma sulla Riviera Sud, la sede della finanza pronta dopo 5 anni. Terminati i lavori del complesso immobiliare costato 15 milioni di euro. Presto il trasloco della RON e del nucleo tributario. Riviera Sud, saltano i lavori per ripristinare la spiaggia del Vecchio, annuncia il rinvio a settembre dell'opera di recupero della sabbia e rivela, lo hanno deciso i balneatori, ma scoppia la polemica di Forza Italia. Di spalla il primario di pediatria dell'ospedale di Pescara, Lombardi, dice il mare fa bene ai bambini, ma attenzione ai tratti vietati. Ovviamente si parla del divieto di balneazione. È la notte azzurra, negozi aperti tra Saldi e Nazionale. Come annunciato a Pescara, questa notte sarà la notte dello shopping in concomitanza, proprio con la partita tra Italia e Germania. E allora, come annunciato dal Comune, maxi schermi per non rinunciare a nessuna delle due. Ancora un'estate di musica, sport e cinema per tutte le età. Spoltore, fondi separati, circa 8.000 euro per allestire il calendario delle manifestazioni con gli appuntamenti di luglio ad agosto, spettacoli dello Spoltore Ensemble. Ritaglio alto, Francavilla, ispezione dei NAS, acqua fuori controllo, attività sospese in un ristorante. Andiamo sulla pagina di Montesilvano, si parla di igiene urbana, emergenza anche sui conti. Il rifiuti non paga quasi un utente su tre. Il comune scopre un'evasione colossale per la Tari del 2014. Su circa 10 milioni di entrate ne mancano all'appello 2,7. Via Verrotti, area sgambettamento cani e parcheggi per le vele. Poi polemica, stop alla psicosi del mare sporco. Orsini invita medici, istituzioni e ambientalisti a fare chiarezza, sempre sulle cronache di Montesilvano. Una vita da pastore sui monti con greggi, internet e Tex Willer, la storia di Adriano, 41 anni, sposato e padre di due figli, che ha ripreso le pecore del nonno di ritorno da Melbourne.
Il sogno è quello di costruire una grande stalla in paese per evitare gli spostamenti della transumanza che oggi si fa sull'asfalto, non sui trattori di una volta. Ogni giorno sveglia alle 5.30 nello zaino pane e formaggio, radiolina è uno dei 250 fumetti della collezione per andare in altura e poi si rientra a casa e si va a letto alle 8. Questa è la storia del centro. Tocco spiragli di ripresa alla CIR, nuovo vertice tra lavoratori e sindacato per verificare lo stato della vertenza. A Manoppello oggi compirebbe 80 anni, busta di fedeli al volto santo per ricordare padre Cicciarelli. La pagina di Chieti, il caso ospedale, nuova maxi operazione antilegionella. Acqua vietata nel cardiochirurgico per la seconda bonifica a un mese esatto dall'allarme per il pericoloso batterio. La beffa, acqua contaminata, arrivano le bollette. E poi sulla cronaca di Ortona, roncola e martello per aggredire il rivale, due feriti. Aree Frentane e Vastese, 10 comuni senza acqua di notte, caldo e arrivo dei turisti, la Sasi chiude i serbatoi dalle 22 alle 6 del mattino. Di taglio basso finisce in trappola la ladra degli appartamenti, i carabinieri la bloccano allo scalo con il figlio in casa di un 86enne, altri due complici fuggono. La pagina di L'Aquila, comune le assenze nella pubblica amministrazione. Ufficio di costruzione a casa 1 su 3. Tra gli uffici virtuosi la segreteria del sindaco Cialente, l'avvocatura e gli affari generali, ambiente e partecipate. La percentuale delle defezioni nell'ufficio speciale è superiore a qualsiasi altro ufficio del comune. Il trend è sempre lo stesso, almeno a partire da ottobre 2015. Terremoto e ricostruzione in giudizio contro i furbetti, il comune si costituirà parte civile nel processo contro due cittadini. E poi di taglio basso, ramo si stacca e distrugge panchina a Vezzano, una tragedia sfiorata in piazza Torlonia. Anziano si alza giusto in tempo. La pagina di Teramo, la storia, giustizia dopo 4 anni, in carcere da innocente, lo Stato lo risarcisce con 98.000 euro. Imprenditore di Tortoreto, arrestato e condannato in primo grado per rapina, poi assolto in appello, ma la mia reputazione non ha prezzo, sono stato costretto a svendere l'attività commerciale. Queste le sue dichiarazioni. E poi di taglio basso, un venerdì nero sulle strade, due morti, tragici schianti a Colonnella e Castellalto, le vittime erano a bordo di uno scooter e di un motocarro. E allora lasciamo le pagine dei quotidiani, ci separiamo per una piccola pausa e poi la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, andiamo sulle pagine del Messaggero, anche qui si parla di economia e lavoro. 1 milione di voucher, altro che ripresa. L'emorragia di posti continua, il ricorso alle forme di precariato resta diffuso tra le aziende della regione. Del fattore della CGIL suona la sveglia, abbiamo già chiesto l'abolizione di questo strumento che per noi è penalizzante. Rispetto al 2015 calano gli occupati e aumentano i buoni lavoro, le donne sempre più in affanno. E poi di spalle il nuovo movimento Idea, mette radici a Pescara, la sfida di Quagliariello. Pescara, notte dei saldi, la partita doppia del centro. Stasera chiuso al traffico il quadrilatero dello shopping tra via Muzzi, via Venezia, Corso Vittorio, il lungomare. Negozi aperti, musica e spettacoli per animare le vie della città. Maxi schermo in piazza Salotto per assistere a Italia-Germania. La kermesse organizzata da Confcommercio, Confesercenti e anche dall'assessorato al commercio del comune di Pescara. L'assessore Riccardo Padovano, il nostro obiettivo e rendere vita dura i grandi centri commerciali. E poi, trovata droga all'interno dei bagni, il questore chiude la sala bingo. L'inchiesta è stata arrestato un marocchino in flagranza di reato. Il provvedimento dura 15 giorni. Andiamo sulla pagina di L'Aquila. Boschi, il ravvedimento arriva ma il giudice non lo ammette. Fuori programma nel Grandi Rischi Bis. Ci convocarono per tacitare Giuliani. Il collegio non ammette la nuova versione. Quello che doveva dire l'ha già detto. Daniela Stati, ex assessore con delega alla protezione civile, ha dichiarato posto più volte la domanda su cosa dovessi dire alla gente. Fanfani, ho consegnato i verbali del CDA, si parla del caso Ati
E poi la ricostruzione, ecco, altri 80 milioni. Il Comune completa l'elenco del sedicesimo blocco. L'assessore Di Stefano dichiara entro fine anno centro finanziato. E da domani sarà disponibile sul sito municipale la lista dei progetti parte seconda in via Avezzano. Le mamme riaprire al più presto il campetto del Parco del Castello. Questa è la richiesta, in questi mesi sono in corso delle opere per mettere la struttura in sicurezza. Di taglio basso, i 24 dipendenti ex caserma Campomizzi chiedono garanzie sul posto di lavoro. I sindacati sollecitano un incontro presso l'ispettorato. I nuovi contratti prevedono il taglio minore e riduzione del salario. Armi e cocaine nascoste in casa, scatta l'arresto. Il giallo dei fucili, blitz della polizia, due giovani denunciati, uno di loro aveva la droga nelle mutande. Questa è la cronaca di Avezzano. Su Sulmona ospedale, ecco la nuova TAC. Dopo 3 anni di attesa e oltre 150.000 euro spesi in lavori di ripartizione. La decisione della ASL nell'incontro con i 7 primari dell'Annunziata. La pagina di Chieti, la Legionella si ripresenta, nuova bonifica nella notte. Le analisi dopo la disinfezione di giugno rivelano tracce nel 30% dei campioni. Tecnici al lavoro nel polo cardiochirurgico, poi toccherà a tutte le altre strutture. Al policlinico un altro intervento sulla rete idrica per debellare completamente il batterio. E poi sempre a Chieti il Comune, il bilancio 2016 bocciato dai revisori e scatta la polemica. Si torna a parlare della vicenda della denuncia del presidente della commissione di vigilanza della Regione Abruzzo Mauro Febbo sul caso della nomina di Sabrina Di Pietro e sul caso l'ASL dice ecco le carte, tutto regolare. Il presidente di commissione aveva denunciato poca chiarezza e trasparenza proprio sulle carte della nomina. E poi Movida Piazzale Marconi diventa una mega discoteca. Il noto DJ Massimo Lippoli questa sera sarà la star di Chieti Sky Love Summer. ZTL, tante infrazioni in arrivo, una raffica di multe. A Lanciano sono quasi un centinaio al giorno quelle registrate dalle telecamere. Il sindaco ai cittadini dice verificate i tagliandi. Difficile si possa arrivare a una sanatoria, i commercianti di Corso Roma chiedono la revoca. La pagina di Teramo, Cineteatro Comunale resta senza gestore. Stop d'altare, annullato l'affidamento deliberato alla ditta Solti di Ermanno Fasano. Doccia fredda anche per la giunta, i tempi di chiusura possono dilatarsi. Il sindaco Brucchi ha dichiarato mi consulterò con gli avvocati per stabilire quali saranno le contromosse. E poi la kermesse interamnia con la novità del Unit World Team. Di taglio basso, blitz in comune, ultras prosciolti, la sentenza, i fatti risalgono a 6 anni fa, i 18 tifosi fecero irruzione durante il discorso del sindaco. Tentata estorsione al circolo nautico da falsi cybernauti, si parla di Giulianova, la minaccia, o pagate o andranno persi tutti i dati. Il presidente Ferrari sporge subito denuncia ai carabinieri. Oltre 600 telefonate in Albania sono partite dallo studio di un commercialista. Andiamo avanti, apriamo la pagina, anzi andiamo sulle pagine del quotidiano La Città. Prima di aprire quelle dello sport, si parla della presentazione del Movimento Idea Abruzzo, avvenuto ieri. Presentati sede e coordinatori, il movimento politico di Quagliariello, Chiodi e Di Dalmazio si schiera per il no al referendum costituzionale. Prima tra le regioni, la sede è la prima inaugurata in Italia, le prossime tappe saranno a Bari, Matera e Napoli. Il 28 luglio a Silvi il comitato per le ragioni del no alla riforma della Costituzione. E poi ancora sulle pagine della città la cronaca, Teramani vittime della frode degli zaffiri blu. Comprano a buon mercato preziosi da investimento, ma scoprono che sono sintetici. Indaga la magistratura. L'esperto gioielliere a far sorgere il dubbio nel gruppo d'acquisto teramano è stato un noto gioielliere molto esperto. I frodati si sarebbero rivolti a un'azienda del nord Italia che offriva pietre a prezzo alto, ma sempre vantaggioso. Di taglio basso, Guzzano, svolta azzardata nella via di casa mentre sopraggiunge una station wagon. Nell'impatto distrutta la cabina del motocarro, si schianta con l'Ape Cross davanti casa e muore un 54enne di Castellalto.
Irruzione degli ultra in consiglio, tutti assolti. Il giudice scagiona 20 attivisti del comitato giù le mani dal comune, contrari al progetto Straferro. Gli attivisti contrari al progetto sul vecchio stadio comunale protestarono pubblicamente. E poi lo stalking, la discussione accesa è stata personalizzata nel confronto tra alcuni ultra e il sindaco Maurizio Brucchi. Coppa Interamnia sarà un'edizione condizionata dall'ISIS, permessi e voli complicati all'allarme terrorismo internazionale. Molte nazioni in conflitto non ci saranno. 132 squadre da 30 nazioni per il torneo internazionale di pallamano, ma come quest'anno legato al marketing territoriale. Ricerca sul cancro, Nicola Cosentino si aggiudica la borsa di studio della Fondazione Veronesi. Di taglio basso l'insolita protesta. Quattro comitati pronti a boicottare le manifestazioni pur di ottenere il decoro. Niente giochi senza quartiere se non tagliate le erbacce, questa è la richiesta. Il TAR boccia la gara per il comune, annullato l'affidamento alla Solti, niente danni per la ricorrente Reco, ma è tutto da rifare. La via d'uscita, adesso bisognerà rifare un'altra gara oppure procedere alla trattativa privata seguendo i crismi del codice appalti. E poi l'avvertenza solidarietà ai dipendenti di Teleponte. Incidente sulla bonifica, svolta a sinistra mortale per lo scooterista San Giovanni di Colonnella, ascolano di 39 anni, ucciso nell'impatto, scontro contro un SUV guidato da un quarantenne. La Nissan ha tagliato la strada allo scooter che sopraggiungeva dritto verso Ascoli, impatto inevitabile ma sfortunato. La donna stava svoltando verso un bar, non ha visto lo scooter in arrivo e ora è indagata, si parla di omicidio stradale. Cooperativa sociale senza stipendi, la colpa è di regione e provincia. L'assessore Cameli dice il comune ha appena liquidato 180.000 euro, la beffa. Intanto gli operatori di Pagefa sono stati licenziati, i sindaci di Giulianova, Bellante e Mosciano cercano soluzioni comuni. Una fabbrica di cucine a Grasciano. Notaresco approva il progetto del gruppo Arangiaro da 100 dipendenti. 33.000 metri quadri per la produzione di ambienti da cucina destinati all'export. Lavori a settembre. Pineto, iniziata la pulizia straordinaria del torrente Calvano. Lavori necessari per evitare esondazioni nel tratto urbano del corso d'acqua. L'economia, la lezione Brexit per il resto dell'Unione, più che un bene o un male, il referendum inglese è una straordinaria prova democratica da rispettare. L'economia in città, voucher, modalità operative e novità in vista, prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, dopo il boom arrivano regole più stringenti. La cultura, due giorni alla scoperta dell'abbazia. Per la prima volta sarà possibile visitare l'intero complesso di Santa Maria di Propezzano. Una vita da studioso, storiette tra 68, terrorismo e buddismo zen. Mario Perniola racconta il suo itinerario intellettuale e spiega perché la letteratura attraversa una crisi. Ancora questa volta letteratura, me ne vado dove nessuno potrà trovarmi. Il coraggio della verità, dalla biografia scritta da Calà viene fuori un Tolstoi come ancora non si era visto. Bellezza, Miss Grand Prix, Mister Italia e Kids Talent Show cercano concorrenti. E poi andiamo avanti, si apre anche qua la pagina dello sport e in questo caso si parla di Teramo, di Paolo Antonio e gli altri tra Teramo e Pescara. Il centrocampista sarà ceduto ma resta in prestito in biancorosso, diversi nomi coinvolti nell'affare. Le posizioni da definire, ancora incerto il futuro di Tonti, di Scipioni che dovrebbe restare e di Amadio che piace a Latina. E poi mercato dilettanti, la nuova Sant'Egidiese si assicura il bomber a Dazzi. Ora invece passiamo alle pagine dello sport, iniziamo da quelle del Messaggero. Sebastiani, rinforzi senza fretta. Dopo gli acquisti di Cristiane, Biraghi e Bizzarri si aspetta un difensore. Se non firma Ieti si torna su Stendardo. Il presidente ha dichiarato faremo il possibile per costruire una squadra forte. L'attaccante? Al momento opportuno saremo pronti. Memusciai e la clausola di Bologna fa sul serio. Temporaneamente congelata la trattativa per Suarez, Monachello, serve l'ok di Gasperini.
E poi di taglio basso il via agli abbonamenti, obiettivo quota 10.000. Prezzi contenuti e facilitazioni per i tifosi più fedeli e le famiglie da lunedì, prelazioni vendita libere dal 18. Andiamo sulle pagine del centro, sempre per parlare di Pescara. Ieri una conferenza per presentare da un lato la campagna abbonamenti per la nuova stagione e dall'altra anche per avere qualche informazione su tutte le mosse di calciomercato. E allora iniziamo proprio dalle dichiarazioni del presidente Daniele Sebastiani. Parte la nuova stagione del Pescara in Serie A, presidente Sebastiani, con la presentazione della campagna abbonamenti. Avete voluto agevolare i vecchi abbonati, i fedelissimi tifosi del Pescara che hanno sempre seguito la squadra, ma ci sarà spazio per tutti e l'augurio è quello di vendere, di fare tanti abbonamenti per colorare l'Adriatico di biancazzurro in Serie A. Sì, l'augurio è quello, come dicevi giustamente tu, più che premiare siamo riconoscenti a tutti quelli che ci stanno vicino da sempre e quindi era giusto premiarli, però non è che gli altri li abbiamo mandati fuori, quindi anzi i prezzi sono assolutamente competitivi perché vogliamo che lo stadio sia pieno sempre e non solo nelle partite di cartello, ma perché questi ragazzi per salvarsi avranno bisogno di veramente di tutto il calore del pubblico pescarese. Caprari è quasi a questo punto un giocatore dell'Inter? No, non è quasi. Abbiamo fatto questo scambio perché, come avevo detto all'inizio, cercheremo di fare una campagna intelligente. Abbiamo bisogno di un giocatore in quel ruolo, c'è Biraghi che è un giocatore giovane che già con circa 100 partite alle spalle, e abbiamo fatto uno scambio con l'Inter, tenendoci insieme una partecipazione sulla futura vendita di entrambi, quindi abbiamo fatto un'operazione intelligente. Quanto riguarda la difesa, il discorso di Ageti? È un giocatore con il quale abbiamo parlato, io ho dato un tempo perché non faccio la ruota di scorta di nessuno, se il giocatore entro domenica ci darà una risposta sarà un giocatore del Pescara, altrimenti guarderemo altrove. Osvaldo è un giocatore talmente forte che probabilmente se deciderà di andare a giocare altrove avrà 100 posti dove andare. Qualcuno l'ha tirata fuori, io non credo che sia un'ipotesi percorribile. Trotta Monachello? Sono due attaccanti. Una bella coppia. Sicuramente sono due giovani di grandi prospettive e fanno parte di quell'elenco di profili che stiamo guardando. E allora, come detto, ieri è stata presentata la campagna abbonamenti. Guardiamo dalle pagine del centro. Prezzi scontati, l'obiettivo è superare quota 10.000, maxi riduzioni per i vecchi tesserati, tariffe accessibili per le nuove tessere. L'appello del presidente Sebastiani è: per la salvezza servirà l'apporto dei tifosi. E allora ascoltiamo le dichiarazioni, vediamo. La campagna abbonamenti è stata ideata, come ha spiegato il presidente in conferenza, anche appunto per premiare chi ci dà sempre fiducia, e i prezzi insomma fanno notare bene questa cosa. Abbiamo già ricevuto tantissime richieste, come appunto siamo contentissimi di questo e puntiamo a fare davvero un bel numero di abbonamenti. Il listino sarà diviso appunto in tre categorie, in tre fasce di prezzo, una destinata a chi l'anno scorso non era abbonato, una a chi aveva fatto l'abbonamento l'anno scorso e lo riconfermerà, e a chi addirittura ci dà fiducia da almeno due campionati consecutivi, che avrà degli sconti davvero forti. Infatti sono dei prezzi che difficilmente in Serie A si vedono, più prezzi da Serie B. La campagna abbonamenti partirà lunedì 4 luglio alle 16 presso i 10 punti vendita che abbiamo indicato, poiché abbiamo ampliato anche il numero di punti, e avranno diritto alla prelazione fino al 22 luglio, mentre già dal 18 riusciamo a far partire contestualmente la vendita libera per gli altri posti. Obiettivo per quanto concerne la vendita degli abbonamenti, Francesco Troiano si è posto un tetto, un limite o una cifra che sarebbe soddisfacente? Ultima Serie A abbiamo fatto 7.000 tessere, quindi insomma con i prezzi che abbiamo fatto riempire metà dello stadio in abbonamento sarebbe veramente un bel risultato, e sono convinto che metterebbe davvero questa città in rampa di lancio per un futuro roseo.
E allora continuiamo a parlare di calciomercato per il Pescara, torniamo sulle pagine del Centro. Si alza il muro in difesa vicini a Jeti e Stendardo, il Delfino a un passo dall'accordo per il 22enne nazionale albanese per l'esperto centrale dell'Atalanta. Sondaggio per coda della Salernitana. A breve potrebbe essere ufficializzato l'ex Frosinone, con lui e Stendardo la difesa sarebbe a posto. Sfumato D'Elia che andrà al Chievo, si torna su Crescenzi ma c'è il Frosinone. A breve nuovo summit per Suarez. Di taglio basso Brugman, felicissimo di tornare a Pescara. Il centrocampista uruguaiano rientrato da Palermo. Gilardino, gli dirò di venire a darci una mano. E poi andiamo a parlare di Lanciano, continua a perdere pezzi e va via anche Bacinovic. Lega Pro, il giocatore annuncia il passaggio alla Salernitana. Anche Di Matteo, Nunzella e Regione tra i possibili partenti. Il Teramo, nel mirino c'è il giovane Parigi, si tratta con l'Atalanta. Ora invece andiamo sulle pagine del Messaggero. Parliamo di Teramo, il Teramo aspetta un bomber, in fase di stallo la trattativa con Guidone, domani previsto l'incontro con Sansovini, oggi l'Aquila annuncia il nuovo tecnico Morgia, l'arbitro abruzzese Di Martino invece è stato promosso in Serie B. E poi il Chieti e Nevio Urlandi, il nuovo allenatore. I neroverdi seguono i difensori Toti e Iafrate del Frosinone, Di Paolo della Miternina. E allora con lo sport, come sempre, noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle ore 14. Invece la rassegna stampa è mattino 6, tornano lunedì puntuali alle 7. Buon fine settimana.